Oh, boss man, we're coming up for you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. Okay. All I see is smoke. Oh, please. I'm going to die, aren't I? No. I'm going to die. Ma'am, say your prayers. And we're not going to die. We're going to think positive because you got to help each other get off the floor. I'm going to die. And it's so hot. I'm burning up. Hello? Help! Hello, ma'am? Gravissima sciagura, forse un attentato, ancora non si sa, un aereo, due aerei sarebbero schiantati, si sono schiantati contro il World Trade Center nel cuore di New York. Sono straordinaria del TG2 perché da circa mezz'ora il mondo col fiato sospeso, gli occhi sono puntati sul World Trade Center di New York. Un fatto gravissimo, sembrava un incidente, la notizia è arrivata poco prima delle tre in Italia, ma ora sembra probabile invece l'ipotesi di un attentato. Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan nel pomeriggio. Vediamo le immagini in diretta. Si parla apertamente, il governo americano parla di attentato, non si riesce ancora a capire quante possano essere le vittime, quanti feriti. Due aerei hanno colpito le torri gemelle, due aerei hanno colpito le torri gemelle di New York e hanno provocato sicuramente moltissime morti, ma è anche il simbolo, quello che ciò significa. Che c'è anche una voce che il Pentagono che dice? È in fiamme. Il Pentagono in fiamme. I've appeared that way, but from my close-up inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual site of the building that's crashed in, and as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you could pick up in your... Ragazzi, il presente indicativo in inglese si rende con il simple present o con il present continuous? Come ad esempio, per il simple present abbiamo it rains a lot in Scotland. O con il present continuous, we aren't going to Spain. Ragazzi, cosa c'è che non va? Può essere che siamo un po' stanchi. No, io no. Perché? Cosa avete fatto? Professore, è che è l'ultima ora, poi abbiamo fatto il compito di matematica e le interrogazioni di storia. Right. Che ne dite di un giochetto per rilassarci? Lo prendo per un sì. Ora scriverò delle parole sulla lavagna e voi dovrete dirmi la prima cosa che viene in mente, senza pensarci. Noia. Libro. Scuola. Ok, the next one. Pallone. Napoli. Ok. Ok, l'ultima e poi andiamo a casa, ok? Vacanze. Hostess. Paura di volare. Ok, ti capisco. Attentato. Cosa vuoi dire, Simone? Per l'11 settembre, le torri gemelle. Sì, gli arabi, quei terroristi che hanno buttato giù le torri e ucciso tutte quelle persone. Ieri, in occasione di 10 anni dall'attentato, abbiamo visto un documentario. Allora, voi pensate che tutti gli arabi siano colpevoli? Ragazzi, quest'estate, quando sono tornato a casa, a New York, in aereo c'era un ragazzo arabo accanto a me. Secondo voi, cosa avrei dovuto fare? Io sarei sceso sicuramente. Anch'io! Eppure io sono arrivato a casa. Facciamo così. Chi pensa che tutti gli arabi non siano uguali? Si alza in piedi. Nessun altro? Thank you.
Ragazzi, dall'ultima volta che ci siamo visti, ho pensato a come tornare su questo argomento. E io credo che, per capire, dobbiamo conoscere. Vi presento Amina, una saggista araba che lavora all'ambasciata americana qui a Napoli. Grazie, professore. Buongiorno, ragazzi. Io mi chiamo Amina, voi intanto vi potete sedere. Sono qui per fare due chiacchiere con voi. Voi intanto avete qualche domanda da farmi? Però ragazzi, se nessuno di voi parla, sarei costretta ad andarmene. E sarà un po' difficile farvi perdere lezione questa volta. Ma sei veramente araba? Naam, ana arabi. Sì, lo sono. Perché? E il burqa? Sono stato in Egitto e in Algeria e tutte le donne avevano il burqa. È una domanda molto intelligente. Ho portato il velo però, ma dove abito io non tutte le donne lo portano. Di dove sei? Di New York. Perché vi stupite? New York è sempre stata abitata dai popoli diversi e questa è la sua forza. Amina sta con noi oggi per parlare dell'11 settembre. Amina, puoi dirci alla classe dove stavi quel giorno? Ero in classe e avevo la vostra età. Avevo il compito di matematica e ricordo che la presi dentro e ci fece uscire di corsa. Cosa hai provato quando hai saputo della caduta delle torri? Non ci credevo. Poi volevo sapere chi, perché. E poi tanta confusione. Quando hai saputo che sono stati gli arabi, ti sei vergognata? All'inizio sì. Alcuni mi hanno fatto sentire in colpa. Il punto è che, ragazzi, non tutti gli arabi sono uguali. Quelli erano dei terroristi, erano dei criminali. E non hai mai pensato a tutte quelle persone che sono morte? Tutti abbiamo perso qualcuno quel giorno. Anche tu? Mio padre era uno dei pompieri accorsi subito dopo lo schianto. E ricordo ancora il suo abbraccio prima della scuola. A volte lo sento ancora. Perché c'è stato l'11 settembre? Perché per alcune persone
L'odio è l'unica ragione di vita. L'intolleranza, la paura, la rabbia sono tutti sentimenti che nascono dall'ignoranza. Ragazzi, se solo ci conoscessimo, potremmo veramente superare le nostre paure. Possiamo vivere in pace. Ma cos'è? Non scappate via questa volta. Bene, bene. Ora vorrei capire. Chi crede ancora che non tutti gli armi siano cattivi? Ok ragazzi, ci vediamo lunedì. Ragazzi, è stato un piacere.